primo luogo il Comune di Fano, quindi voglio ringraziare l'assessore. Sono stati presentati nella mattinata di sabato 5 maggio nella Sala della Concordia di Fano gli ospiti della sesta edizione del Festival della Saggistica. Passaggi Festival si terrà sul palco centrale di Piazza 20 Settembre a Fano da mercoledì 27 giugno a domenica 1 luglio 2018, dalle 19 a mezzanotte. Direttore del progetto Giovanni Belfiori, che elenca i grandi autori ospiti di questa edizione che saranno tanti, importanti e assicura che anche i nomi meno conosciuti saranno comunque interessanti. La chef di Masterchef Antonia Klugman, Nando Dalla Chiesa, la giornalista Rai Tiziana Ferrario, il filosofo Massimo Cacciari, Piero Angela, Marco Travaglio, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, Mario Giordano, Mario Capanna e Liliana Segre. Che andavano a saldarsi. Inoltre verranno assegnati due premi, a Piero Angela il premio Andrea Barbato per il giornalismo e a Liliana Segre il premio Passaggi 2018. Oltre Piazza 20 Settembre ci saranno altre quattro piazze dove verranno presentati i libri dalle 17 fino a mezzanotte, dal 27 giugno al 1 luglio. Per esempio, alle 17 alla Memo ci sarà una rassegna dedicata proprio alla saggistica per i più piccoli. Alle 17, ma alla Chiesa di San Francesco, una rassegna dedicata al benessere, come benessere della persona ma anche come benessere del mondo, quindi come essere tra virgolette più ecologisti e più in rapporto, in armonia con la natura. Alle 18, alle ore 18, alla Chiesa di San Francesco, torna un personaggio amato da Fano e che ama Fano, come Catena Fiorello. Ecco, Catena presenterà tre autrici giovedì, venerdì e sabato, e ve le leggo velocemente, perché una è una grandissima DJ che tutti conosciamo, che è Paola Maugeri, l'attrice Claudia Zanella ed Elena Mora. Quindi abbiamo davvero libri per tutti i gusti. Chiudo con alle ore 21 alla Chiesa di San Francesco, sempre giovedì, venerdì e sabato, quindi siamo a fine giugno, l'appuntamento è con la poesia. Due grandi poetesse, Viviane Lamarck e Rosaria Lo Russo.